Ma allenarsi in casa da soli funziona davvero? È effettivamente efficace? Ne parliamo con Riccardo Lopresti, che è un personal trainer e direttore tecnico del suo centro, il centro Elan Vital. Ciao e bentornato nel mio canale. Io sono Pietro Costanzo e questo è Talk Stories. È effettivamente efficace l'allenamento fatto in casa? Guarda, perché un allenamento sia efficace, bisogna ricercare comunque, in base al tipo di risultato che uno vuole ottenere, dobbiamo cercare di eseguire degli esercizi particolari in un certo modo. Quando uno è a casa o sei un professionista, infatti durante il periodo del lockdown io un pochettino mi arrabbiavo perché i professionisti postavano dei video, dicevano puoi farlo anche tu a casa, ma un conto è fatto da un professionista che sa esattamente quello che fa, la postura, il tipo di movimento, eccetera. Se io a casa faccio degli esercizi e YouTube è pieno di queste cose, cioè di persone che cadono, si ribaltano, eccetera, eccetera, rischi di farti del male. L'allenamento a casa, se fatto bene, ha un suo perché. Però diciamo che un allenamento fatto bene deve essere fatto con dei professionisti. Non a caso, io dico sempre, spiegatevi per quale motivo, come mai Berrettini ha un suo preparatore fisico, come mai Ronaldo ha un suo preparatore fisico, come mai la Juventus piuttosto che l'Inter hanno un preparatore fisico. Questi sono dei professionisti, potrebbero allenarsi tranquillamente a casa, eppure vanno e si allenano con dei professionisti. Senti Riccardo, ma c'è il modo di fare attività fisica sana, di qualità, pur non frequentando centri fitness? Si può fare o non si può fare di fatto? Ma guarda, mi coglio un pochettino impreparato. Tu sai, io sono direttore tecnico di un centro fitness, sono il centro fitness Elan Vital. E quindi, se dovessi parlare a livello commerciale, dovrei dirti no, non esiste, ti devi allenare comunque in un centro perché hai una moltitudine di macchinari che ti possono Certo. consentire un allenamento più completo, eccetera, eccetera, che è pura verità. Si ricollega un pochettino alla domanda di prima, se comunque seguito da dei professionisti, e qui poi esistono delle grandi differenze nell'ambito dei centri fitness che vai a frequentare, eccetera. Però non posso neanche dirti che se tu ti alleni a casa e magari con un personal trainer, oppure se ti alleni a casa perché ti sei allenato per tantissimo tempo e quindi sai quello che fai, dirti che tu non ottieni dei risultati, mentirei, mentirei. Certo, Quindi noi diciamo. dobbiamo essere onesti in quello Certo. che diciamo. Sì, anche perché immagino che l'allenamento si possa fare correndo in giardino, quindi cioè, si può fare, casomai si può anche integrare, no? Un po', diciamo, all'esterno in casa e ovviamente in un centro in cui ci sono i professionisti che ti seguono. Ma guarda, il mondo dell'allenamento è un pochettino come il mondo del pallone. Cioè tutti sono CT, tutti sono allenatori, tutti, ma perché questo modulo è 3-5-2 piuttosto che 4-3-3? E nel fitness è esattamente uguale. Sono poche le persone che ammettono di non conoscere il tipo di attività. Infatti, che è un'altra cosa di cui io sono abbastanza arrabbiato, è queste 100.000 app che tu trovi nel telefonino, dimagrire in 30 giorni, addominali in 15 giorni, ma anche le stesse riviste, tante volte, eccetera, non è propriamente così. Tu puoi allenarti, lo devi fare con coscienza, lo devi fare bene, quindi se lo hai appreso precedentemente lo puoi fare, lo puoi integrare e comunque il tipo di allenamento che tu puoi svolgere con un sovraccarico e quindi con dei macchinari, eccetera, sicuramente tu a casa non riesci a farlo. Tomba, facevo lo squat, Pietro Mennea, per i vecchi come me, facevo un esercizio come lo squat, quindi un grande sovraccarico, eppure lui correva 100 metri, non faceva il culturista. Perché? Perché comunque la completezza dell'allenamento sicuramente è maggiore. Certo che se io decido di fare il maratoneta, eppure anche i maratoneti si allenano con i pesi, nonostante quel che si dica. Quando io ero ragazzino, quindi parlo di veramente tanti anni fa, ah, ma suo figlio ha dei problemi con la schiena, faccia il nuoto. No, vabbè, se faccio il nuoto non è proprio vero, perché se faccio il nuoto e faccio il dorso, molto probabilmente posso aiutare uno sviluppo più corretto della muscolatura della schiena, eccetera, eccetera. Ma se nuoto a rana o del filo, assolutamente no. Questo comporta invece dei carichi sulla colonna che magari su un ragazzino di 8, 9, 10, 11 anni che hanno le scoliosi non va assolutamente bene. Quindi, Certo. eppure una volta la nostra coscienza diceva fai nuoto perché muovi tutti i muscoli. I nuotatori stessi, adesso, i ranisti, i delfinisti, anche i 100 metristi, soprattutto i 50 metri, stile libero, si allenano con i pesi per poter esprimere una potenza maggiore nell'arco della bracciata. Quindi, Certo. questo indica che l'allenamento che viene svolto con dei sovraccarichi, quindi con i pesi, ribadisco il concetto, guidato da dei professionisti nei centri fitness, sicuramente va a completare meglio il tuo allenamento.
Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, ricordati di mettere un bel like, così diciamo all'algoritmo che i miei video piacciono e di conseguenza li mostrerà a sempre più persone. Se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti al canale. Magari a te non costa nulla, ma a me invece dà una grossissima mano. Mi permette infatti di poter cercare ospiti sempre più interessanti e di conseguenza di realizzare interviste sempre più curiose. Inoltre, se vuoi essere uno dei primi a guardare i miei video, beh, allora clicca sulla campanellina per non perdere le notifiche. Se pensi che questo video possa essere interessante a qualcuno, condividi. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!